Ciao, abbiamo parlato in altre occasioni di questo argomento, in particolare dei filtri aria conici, che molte volte è proprio invitante installare perché magari lo spazio di cui disponiamo sull'auto, nel vano motore, è spazioso, è ampio e quindi fa pensare a una buona circolazione di aria. E magari perché l'installazione sembra molto molto facile, però c'è sempre il discorso dell'aria fresca o calda che può cambiare le carte in tavola e quindi è molto bene considerare. Andiamo a vedere. Dunque, parliamo di filtri conici aperti. Vediamo che questo filtro, in questo caso, ha sostituito la scatola filtro che era installata qui e quindi si becca un po' di aria fresca disponibile in questa porzione del vano motore, ma anche aria calda generata dal motore. Un buon trucco può essere quello di costruire una protezione, una paratia tra il motore e il filtro, in modo che il filtro possa aspirare l'aria fresca è davvero la minor quantità possibile dell'aria che invece sta qui, quindi dalla parte di motore, collettore, radiatore, quindi tutta aria non buona nel nostro caso, perché lo scopo è di aspirare più aria, ma anche possibilmente aria fresca. Benissimo, e vi ricordo che abbiamo tanti altri video sullo stesso argomento e in generale sui filtri aria sportivi. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci. Se non l'avete già fatto, ricordatevi di attivare la campanella. Al prossimo video. Ciao ciao!